De Sanctis è un autore che certamente può affascinare i giovani perché ha dimostrato nel suo percorso di vita e letterario di essere un rivoluzionario. Ne è convinto Tony Germano, che ha portato le celebrazioni per il bicentenario di Francesco De Sanctis al Teatro Gesualdo per un incontro con gli studenti avellinesi. È stato in carcere, è stato un esule, è stato un protagonista della costruzione della Nuova Italia, ha riformato la scuola, ha riformato l'università. È veramente la rappresentazione di quello che può essere la vitalità di un uomo in una realtà complessa, per cui è certamente un artefice della modernità. E loro, gli studenti, tutto sommato dimostrano di conoscere abbastanza bene il loro più illustre conterraneo, anche se qualcuno candidamente ammette: sinceramente non lo conosco. È uno dei precursori della letteratura italiana. È anche il primo che definì Leopardi un realista. È un critico letterario di grande fama mondiale. Ha criticato letterati del calibro di Leopardi. Era uno scrittore, era un intellettuale ed era anche un politico e inoltre era anche un critico della letteratura. De Sanctis è stato uno dei maggiori esponenti sul romanticismo, infatti proprio la settimana scorsa abbiamo fatto un compito, un saggio breve su Goldoni. Compito allora anche dei docenti far crescere la cultura de sanctiana nei propri allievi per non disperdere la dote umana, politica e letteraria dello scrittore di Morra De Sanctis. Ha badato a quella cura di una scuola che fosse laboratorio, a parlare 200 anni fa di una scuola laboratorio, nel momento in cui ci si confronta con le dinamiche dell'alternanza scuola-lavoro, significa davvero che De Sanctis era innanzi.